diamo inizio a questo caffè con qualcuno di voi già conosce il formato. Ringraziamo Bartolomeo Giachino, sottosegretario al Ministero Infrastrutture e Trasporti. Giachino è anche un vecchio amico di Reti, nel senso che ci conosciamo da quando Reti esiste praticamente, e sempre diciamo, impegnato ed esperto dei temi di logistica, trasporto, quindi ha un lungo percorso alle spalle. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a Reti. Sembra ieri, sono passati quasi 11 anni. Malgrado i giornali parlino prevalentemente d'altro, oggi il Consiglio dei Ministri va una proposta di politica economica, di rilancio del Paese importante. Abbiamo bisogno di ritornare a crescere di più, è un tema che ci siamo dimenticati negli anni scorsi. Non ci siamo accorti che le scelte, gli sviluppi degli ultimi 20-25 anni ci hanno portato a crescere di meno. Sto lavorando da 7-8 mesi con la consulta dell'autotrasporto e della logistica, che è lo strumento di concertazione della politica dei trasporti e della logistica. Abbiamo approvato ai primi di dicembre il piano nazionale della logistica. Con questo piano nazionale della logistica noi vogliamo a partire già dal 2011 tagliare l'inefficienza logistica del nostro paese, che è stata calcolata da Banca d'Italia in 40 miliardi di euro, di 10 punti l'anno. Non abbiamo bisogno di risorse, oltre la metà di queste 51 azioni sono a costo zero, e partiamo da quelle, quindi speriamo che sia l'anno della logistica. Ovviamente, mentre se vogliamo lavorare sul piano della logistica, cambiare le cose, rendere più efficiente il nostro sistema, dobbiamo fare squadra tutti insieme, al di là delle sfaccettature che si possono vedere su una serie di argomenti, avere opinioni diverse, però dobbiamo fare squadra insieme per riuscire a determinare il cambiamento. I paesi che sono cresciuti di più in questi anni sono in Europa, sono i paesi che hanno puntato anche sulla logistica come fattore importante. Per i paesi che sono cresciuti di più, penso alla Germania, che è molto più distante di noi dei traffici commerciali, no? Che passano nel Mediterraneo, per la Germania la logistica è il terzo settore. Allora possiamo cominciare con domande, interventi e brevi risposte, cercando di tener conto che siamo molti. Per intervenire è il paese che deve essere coinvolto, dal capire che deve viaggiare in un modo diverso, che deve trasportare in un modo diverso, che deve riorganizzare la sua testa in un modo diverso. Quindi bisogna i giornali, come dire, sposino questa causa, aiutino un lavoro che a seconda di come va la legislatura sicuramente faremo, se la legislatura non si interrompe. Su questo tema nel 2011 sicuramente interveniamo. Grazie a tutti e continuiamo questa conversazione. Chi vuole c'è ancora il caffè. Era un po' di tempo che non ero abituato alle 8:30 del mattino ad avere un confronto così largo sulla politica dei trasporti e della logistica. È stato interessante, abbiamo praticamente tirato fuori tutti i temi che sono dentro il piano nazionale della logistica, che sarà, come dire, l'oggetto più importante del lavoro di quest'anno. Dalla logistica dei trasporti il paese insieme al turismo ha le possibilità per ritornare a crescere di più, e credo che il governo ci lavorerà tantissimo.